La signorina Silvani era stata eletta per due volte consecutive Miss Quarto Piano. Fantozzi la corteggiava disperatamente da 7 anni. Ehi, Fantozzi, ma che fa qui? Oh, buongiorno, signorina Silvani. Buongiorno. Niente, devo prendere una pratica qui della signorina Silvani. Sì? Io mi sarei permesso di omaggiarla di un nastro bicolore per la sua calcolatrice di somma. Io so che qui in ufficio non le danno, e allora oserei... Quasi. Che carino. Lei è veramente un angelo, Fantozzi. Che bel pensierino, grazie. Signorina Silvani, io, sempre se la cosa non la disturba, io vorrei... Signorina Silvani! Che c'è? Buongiorno. Buongiorno, signor Fantozzi. Non so se ha visto quanto è bello il sole che si riflette. Oh, bello. Ma va via, va. Una pratica urgente. Una pratica urgente? Gliela faccio io. Devo andare in toilette. Ma l'occasione si presentò il giorno del funerale della madre del mega direttore naturale Conte Lamberti, immaturamente scomparsa all'età di 126 anni. Fantozzi era nel pallone più completo. Mani due spugne, salivazione azzerata, manie di persecuzione, miraggi. Signorina Silvani. Cosa? Posso accompagnarla? Grazie, ma ho detto al geometra Calbuni che tornavo in tram con lui e... Sì, ma mi permetto di insistere. Ma gliel'ho promesso, scusi. Perché io avrei portato la macchina. Ah, allora, mi accompagna? Sì. Ne avremmo dovuto parlare oggi e non... Fermati. Cerca di capire, ho un impegno privato della massima urgenza, quindi non posso... Ma dove va? Prego, salghi, signorina. Grazie. Sì, benissimo. Oh, che i fiori. Oddio. Fantozzi, che razza di scherzi, ma che modi... Ma mi vuole tumulare. Eh no, scusi. Un penoso qui pro quo che mi ha portato lontano. Qual è la sua? È questa. Ah, questa qui, questa baracca. Ma guardi, era meglio il carro funebre. Andiamo, va. Prego, sì. La mano! Ma passi dall'altra parte. Che c'è? Oh. Ah, sì, vabbè. Ma che c'è? Vabbè, ho capito. Fantozzi, si è fatto male? No, come praticamente solo frantumato un po' le dita. Attento che chiudo, eh? Aspetti, preferisco chiudere, gentilmente. Io? Mi scusi, mi sono leggermente schiacciato, leggerissimamente. Poteva andare peggio, no? Molto peggio. Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza. Che bei versi, sono suoi? Sì, una mia cosettina giovanile. Ah, anche poeta. E il significato? Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. E quindi... Dica. Posso avere l'onore di averla a colazione... Gigi il Troione ho già prenotato. Ma veramente è un po' tardi. Non lo so, avrei un impegno e... È già occupata, eh? Va bene, accetto. Accetta! Ai! Siete tre stronzi. Scendi, merdone. Avanti, Fantozzi, scenda. Gli faccia vedere chi è. Chi è lo stronzo? Io. Badi come parla, Badi! Ma faccia qualcosa, ragioniere! Mi dia tempo! Cosa c'è? Momento! Vorrei un momento per lamentare! Sì, sì. Dove è il pugno? Ridica se ha coraggio! Ah, sì? Badi che si osa alzare la voce io! Chi è?
Ecco, allora mi sembra che abbiamo chiarito tutto e io allora andrei. Ma dove vai? La mano! Che desiderano? Che vogliono dirmi ora? No, io non c'entro! Non è colpa mia! È colpa della signorina! È colpa di quella cretina! Io non la voglio esibito! Fai schifo. Tradire una donna. Lei avrà capito che è stata chiaramente una tattica per non coinvolgere lei in quella che poteva degenerare in una volgarissima rissa. Lei l'ha capito? Grazie. Che fa? Signorina, che so... Signorina, è il nostro pranzetto? Non ho più appetito. Avevo prenotato. È assicurato lei?